sono venuto a trovare degli amici qua vicino alla stazione, amici che non conoscevo ma che ci lega al buddismo insieme. Sono venuto a trovarli che sono qua vicino alla stazione. Adesso sono entrato alla stazione per vedere cosa potevo trovare di cibo. Che buono, mamma mia. Solo che è un po' caro. Poi, per carità, adesso che sto risparmiando tantissimo, lo potrei fare. Vi faccio fare un giro di qua, dai. Facciamo un giro insieme per la stazione. Qua c'è un sacco di roba da mangiare, tantissima. Veramente, veramente pieno. Mi hanno tra l'altro fatto anche dei regalini questi ragazzi qua, meravigliosi. Come vedete qui c'è un sacco di roba, mamma mia. Ecco, questa roba qua mi piace tantissimo. Il fatto che ti facciano vedere la riproduzione di ciò che ti cucineranno. E c'è da dire che i giapponesi sono molto fedeli alla produzione uguale. Cioè, nel senso che se ti fa vedere che è così, è così. Mamma mia, io mangerei tutto, tutto. Ma è incredibile. Ogni passo che faccio mi viene voglia di mangiare qualsiasi cosa. Ok, allora esco da qua e vado a prendere l'autobus. Arriva il momento più complicato per me, che è quello di capire qual è l'autobus adesso da prendere. Però che cosa ho fatto io? Io ho fatto uno screenshot di Google Maps. Come potete vedere, facendo lo screenshot mi appare questa scritta che non so che autobus sia. Però io che cosa faccio? Faccio vedere questo screenshot a qualcuno degli addetti al lavoro e mi sapranno dire dov'è la fermata, qual è la fermata da prendere. Qua no? Vediamo se è questo. È questo. Praticamente quando sali fai il biglietto, cioè se no non passi. L'unica salita per salire sull'autobus è questa qui davanti. Questa è la macchina dove tu devi poi mettere i soldi, altrimenti l'autista non ti fa passare. Sono seduto in un posto così. Questo è l'autobus che carico. Allora, la corsa praticamente l'ho pagata 220 yen, che è come in Italia, nel senso che tu paghi un biglietto, che tu faccia una fermata o fai 10 fermate, quello è. Siamo arrivati. Ho prenotato. Visto che non mi fa impazzire la calca di turismo in generale, allora ieri sera, che ero praticamente al Monumento della Pace, il luogo più importante che esista sulla faccia della terra, ho deciso di alzarmi presto questa mattina. Infatti sono 6, non c'è nessuno, e vado a vederlo adesso, così me lo godo in tranquillità e soprattutto col silenzio, perché questi sono luoghi dove c'è bisogno di silenzio e di riflettere su quello che è accaduto. Quindi vado stamattina presto. Ora è un altro luogo, non c'è la massa di turismo e non che sia sbagliato il turismo riguardo a questo, assolutamente, non vorrei equivoci,
che ben venga, che sia sempre di più. Lo dicevo io per me, per quanto riguarda lo stare in contemplazione. Stavo pensando adesso, mentre ho recitato la mia preghiera buddista, che se davvero vogliamo strappare la guerra da questo 21° secolo, l'unica maniera è quella di guardare dentro il nostro cuore, perché è lì che va prima strappata l'idea che la guerra possa risolvere qualcosa. Se non strappiamo questa idea dal nostro cuore, dalle nostre convinzioni, è difficile raggiungere questa roba. Ma se invece guardiamo tutti dentro il nostro cuore e capiamo che è lì che comincia la guerra, allora forse c'è veramente una grande speranza. E quindi penso che sia importantissimo che io per primo guardo dentro il mio cuore e non fuori. Ed è lì che devo riuscire a strappare questa idea assurda che una guerra, un conflitto, ah, tu mi hai fatto questo, adesso io ti faccio questo, è un circolo da cui non si esce più. Ci vuole uno stato coraggioso che dica: ok, stop, fermo, parliamo. E se no il risultato... Tra l'altro io non lo sapevo, ma la bomba atomica non ha toccato terra, in realtà lì è stato l'epicentro, dove c'è quella casa che vi faccio vedere. 600 metri sopra quell'edificio lì, che non è una casa, era un edificio, 600 metri sopra è esplosa la bomba e ha devastato quell'edificio come burro. Quindi io non riesco neanche a immaginare cosa possa aver fatto alla pelle di un essere umano, di un bambino, una bambina. È una roba proprio inimmaginabile. Ed è stato proprio lì l'epicentro, sopra l'edificio, quello è l'epicentro dove è esplosa la bomba a 600 metri sopra. E voi immaginate anche solo... Lui ha fatto un devasto incredibile. Ha raso al suolo tutto quanto. Era un cumulo di macerie. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per la pace, però se non lo facciamo per noi, almeno per i bambini che stanno nascendo adesso, quelli che stanno crescendo, i ragazzi, almeno per loro, almeno voi ragazzi, fate qualcosa, vi prego. Noi abbiamo fallito, noi come generazione mia abbiamo fallito completamente. Queste sono un origami per la pace, e praticamente questo è fatto, credo, da bambini, scuole. E vengono qui, l'attaccano, che è un segno di pace. Comunque è impressionante, dovete assolutamente, se venite in Giappone, fare un salto a Hiroshima, così si pronuncia finalmente, dopo 3 giorni, perché è veramente importantissimo, ma anche per noi stessi, per ricordarci che cosa fa una guerra. Non ci sono guerre che fanno pace, non esistono. È la più grande illusione da quando esiste l'essere umano, che esista una guerra che porti alla pace. Non esiste. Ti può portare a un momento di pace che non dura, e lo vediamo sotto gli occhi. Quante volte una guerra subito dopo che gli altri hanno devastato, sì, ok, va bene, pace, poi dopo di nuovo, ma tu avevi fatto. Non esiste una guerra che porta pace, non esiste. Esiste una pace che porta pace, quindi ci vogliono dei coraggiosi ed è l'unica maniera. Qui si suona la campana, adesso ovviamente credo anche per questioni di orario, di notte la,
levano la possibilità di poterla suonare, altrimenti ci sono poi magari quelli che tutta la notte boom boom. E però di giorno, adesso non so a che ora, levano praticamente questa roba e si può suonare la campana per la pace, campana della pace. Esattamente 600 metri qua sopra. So che dirò una cosa banalissima, però riflettiamoci sul concetto di pace. Non esce vittorioso nessuno, nessuno.